parola al Grazie, grazie al direttore di Grosseto Fiere, ringrazio Arat, che è sicuramente stato molto più esaustivo di me in quanto tecnico professionista del mestiere, ha saputo quindi illustrare perfettamente tutto quanto avverrà all'interno della Fiera del Madonnino. Come amministrazione comunale ogni anno cerchiamo, nell'ambito delle nostre potenzialità e che io spero anche nel futuro possano incrementarsi, di sostenere la Grosseto Fiere, che è una nostra partecipata, nella quale partecipiamo e nella quale crediamo, senza considerare omettere o dimenticare che io sono stato anche fiero presidente, orgoglioso presidente, per circa un anno e mezzo della Grosseto Fiere, e proprio in quell'ambito, in quel contesto, ideammo insieme al direttore e allo staff, che ringrazio, la fattoria didattica, non soltanto quella ma anche quello spazio verde in cui la fattoria didattica si dispiega e si sviluppa, e è fondamentale per noi, lo era anche a quei tempi, ma oggi più che mai, cercare di trovare un fil rouge, un filo che unisca tutto ciò che è la peculiarità del nostro territorio, la tradizione, la zootecnia, l'agricoltura, l'agroalimentare, in questo caso si parla però di zootecnia, alle nuove generazioni, perché le nuove generazioni hanno la tendenza ad allontanarsi, a disconoscere progressivamente in maniera esponenziale, ahimè, quello che proviene dalla terra, quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre tradizioni, e noi bisogna adottare delle importanti contromisure in termini di sensibilizzazione, informazione e formazione, e questa è una di quelle in cui crediamo di più, affinché si possa essere tenutari e tramandatori di quei valori fondamentali che hanno visto la costruzione della nostra Maremma e soprattutto la nostra agricoltura agrozootecnia, che per cui siamo famosi in tutto il mondo, per cui siamo imitati per 100 miliardi con il fake talent sounding in tutto il mondo e per cui veramente vale la pena di mettere in evidenza quelle caratteristiche fondamentali del nostro paese Italia che sono legate al turismo, che riguardano l'enogastronomia, l'agroalimentare e lo zootecnico. Quindi grazie a tutti coloro che hanno in sinergia trovato un momento per poter raccogliere le forze e evidenziare questi aspetti. Ci sarà una grande partecipazione. Tra l'altro so che la Fiera del Madonnino e il Grand Fair Italia, che è l'altro evento che siamo riusciti a portare a quei tempi di open air all'interno del nostro territorio, si svolgeranno nello stesso tempo e quindi il pubblico sarà ancora maggiore e quindi le possibilità di fruire di questa formazione e sensibilizzazione si incrementeranno. Lo 0,3-0,4 della superficie globale a oltre il 65% di patrimonio in termini di biodiversità vegetale e animale del mondo. Quindi è una nostra caratteristica, un nostro attu, che bisogna, anche questo probabilmente non lo sanno tutti, ma è una cosa che mi piacerebbe fosse detta. Cioè noi siamo il paese campione della biodiversità. Tanto è vero, diceva proprio il dottore, che ci saranno anche delle razze autoctone, quindi non quelle altamente commerciali, proprio perché la salvaguardia anche di razze che sono in via di estinzione rappresenta il baluardo salvifico nei confronti di questa biodiversità di cui l'Italia è campione del mondo. Di gran lunga poi, eh? Di gran lunga.